Buongiorno a tutti e bentrovati. In questo audio ci soffermiamo sulla storia dell'Abbazia di Cluny. Si tratta del più grande monastero medievale e le sue origini risalgono al X secolo. Tra il 909 e il 910, un gruppo di monaci benedettini, sostenuti da un potente signore feudale, diede l'avvio alla fondazione di questa abbazia. Il signore feudale in questione si chiamava Guglielmo I, era detto il Pio, ed era duca d'Aquitania e conte d'Alvernia. Aveva fatto dono di un grande possedimento fondiario all'abate Bernone e quindi questa è stata l'occasione di nascita per questo monastero. A Cluny nasce l'ordine che verrà detto appunto cluniacense, che diviene un punto di riferimento fondamentale per la cristianità. Tanto che nel XII secolo avremo si arriverà a contare fino a 1400 abbazie collegate a questo monastero. I monaci che vivevano in questo complesso molto grande si ispiravano alla regola di San Benedetto da Norcia, quindi la celeberrima regola sintetizzata con l'espressione ora et labora, quindi prega e lavora. Una regola sicuramente molto dura, molto ferrea, anche certamente affascinante in quanto espressione, di una sintesi perfetta fra la dimensione spirituale e quella, della vita pratica, quindi fra la dimensione contemplativa e quella invece dell'operosità. I monaci si dedicavano quindi con grande dedizione, grande cura allo studio, alla preghiera e alla musica sacra, in quanto la vita per loro aveva un senso solamente se si traduceva in una lode rivolta a Dio. La vita che conducevano era assai austera, quindi si cibavano in maniera molto morigerata, i pasti erano frugali e veniva data una grande importanza al silenzio. Le uniche parole che i cluniacensi ritenevano degne di essere pronunciate erano le preghiere, i canti religiosi e naturalmente le parti del rito legate alla messa e all'ufficio divino. In questo luogo venivano accolti anche i pellegrini, i viandanti e i bisognosi. E oltre alla preghiera e allo studio, i monaci si dedicavano anche al lavoro nei campi, perché naturalmente avevano la necessità di trarre dalla terra ciò di cui avevano bisogno per sopravvivere, quindi sebbene lo stile di vita fosse appunto molto austero e tutt'altro che lussuoso, come del resto, giova ricordarlo, era anche caratteristica comune nel Medioevo per la maggior parte delle persone anche laiche, perché chiaramente il tenore di vita non era minimamente paragonabile a quello odierno, ma nei monasteri questa severità di costumi era ancora più accentuata. Ciò nonostante, chiaramente i beni di prima necessità dovevano essere ricavati dal lavoro dei campi, a cui si dedicavano proprio i monaci in prima persona. Con il tempo questa abbazia ottenne ricche donazioni dai signori che vivevano nei territori limitrofi e che spesso facevano dono all'abbazia anche di possedimenti piuttosto ampi, per sia diciamo sovvenzionare insomma l'esistenza di questo luogo, ma anche per avere in cambio la garanzia del fatto che i monaci pregassero per la salvezza delle loro anime. Quindi c'era uno scambio fra questa realtà e il territorio circostante. Questo fece sì che nei secoli l'abbazia di Cluny abbia accumulato ingenti fortune da un punto di vista quantomeno dell'estensione del territorio, in qualche caso anche ingenerando delle critiche o delle polemiche. Vediamo adesso in sintesi come era fatto questo complesso. Innanzitutto è utile rimarcare che si trattava di un contesto autosufficiente. Quindi qualcosa di analogo da questo punto di vista, sebbene molto diverso come contesto, da quello che era la curtis medievale, ossia la realtà laica, il cosiddetto latifondo, che aveva un'economia chiusa al proprio interno, quindi completamente autosufficiente. Anche il monastero era un piccolo microcosmo. Quindi era presente chiaramente un forno, erano presenti un forno e una panetteria per la produzione proprio del pane, che è il bene di consumo di prima necessità. I pasti venivano consumati nel refettorio, si trattava, come dicevo prima, di pasti frugali essenziali, anche perché la regola benedettina, come quella anche di altri ordini, prevede periodi anche di digiuno, di astinenza piuttosto ferrei.
La regola oltretutto sosteneva che nulla è tanto sconveniente per un cristiano quanto gli eccessi della tavola. Durante i pasti, i monaci in silenzio ascoltavano la parola che veniva letta a turno da un confratello. Per quanto concerne il resto della struttura, sicuramente un luogo su cui porre l'attenzione è il chiostro. Il chiostro era un luogo destinato alla meditazione, quindi era presente un giardino circondato da portici colonnati costruiti con notevole sensibilità artistica. Trattandosi di un monastero, poi ovviamente non può mancare il luogo di culto, quindi abbiamo una prima chiesa abbaziale che viene costruita nel 910, quindi contestualmente alla fondazione del monastero, e successivamente vengono costruite altre due chiese più grandi perché il complesso si amplia. Esiste poi una sala del capitolo dove vengono prese le decisioni collegiali. Ancora oggi è rimasta nel parlato l'espressione non avere voce in capitolo, rimanda proprio al termine capitolo che indica appunto sia la sala sia l'insieme delle persone che in ambito religioso prendono le decisioni. E da ultimo abbiamo il dormitorio, quindi questa serie di piccole celle con una finestra perché il monaco potesse leggere, quindi affinché potesse entrare insomma la luce dall'esterno, oltre che riposare. E con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, se avete trovato interessante questa lezione, a iscrivervi al canale per non perdere tutte le novità. Arrivederci e alla prossima!